binario 18 invece che al binario 19. È nel nostro treno, perché i nostri viaggi, cioè, iniziano sempre così, con del disagio. Evidentemente sanno che devo viaggiarci io nei treni. Siamo a Bologna in questo momento, salve paghi. Stiamo aspettando la coincidenza per Bolzano e il treno di tappa di 20 minuti. Paghi, vuoi spiegare perché in questo momento siamo a Verona? Cioè, e non dovevamo essere a Verona, perché dovevamo andare a Bolzano. Esatto, da Bologna, dove eravamo prima. Poi prendere l'auto che ci veniva a prendere per andare a Canazzini. Certo. Però questo non è successo, perché arriviamo perché a Bologna. Perché non è successo? E diciamo gli ultimi tre minuti, quando avevano già avvertito che il treno era in ritardo e poi quando in pratica il treno stava raggiungendo il nostro binario, hanno cambiato. È cambiato il binario. È cambiato il binario, cioè, senza avvertimento, capite? Noi abbiamo perso il treno a Bologna, capite? Quindi abbiamo perso il treno a Bologna perché è passato dietro alle nostre spalle. Esatto, e noi non sapevamo nulla. Siamo andati poi al centro assistenza. Ci hanno cambiato perché ovviamente ce l'hanno rimborsato, perché sapevano perché che la colpa era loro. E noi adesso siamo a Verona. Eccoci qua, e quello è il treno regionale che va a Trento, anche se noi dovevamo arrivare a Bolzano. Abbiamo chiamato l'autista della macchina, abbiamo detto di venire a Trento e non a Bolzano. Per fortuna ci ha fatto questo enorme piacere, quindi ora da Verona andiamo a Trento. Esatto, con un'ora e mezza di ritardo alla fine arriveremo a Luna Canazzesi, in hotel. Se la vacanza si vede da come inizia, aspettatevi di tutto. Ciao, ci vediamo, spero, in hotel veramente. Stanotte siamo arrivati, erano quasi le 2 di notte, alla fine con tipo 3 ore di ritardo, però ce l'abbiamo fatta. E comunque tutta la sfacchinata, il cambio del treno, prendere un treno in più ne valsa la pena, perché è bellissimo. E adesso, allora, qui siamo adesso di fronte all'hotel. Si va. Adesso si va, andiamo a fare una passeggiata perché abbiamo già pranzato. Se mi seguite su, cioè, se mi avete seguito su Instagram, perché ovviamente questo vlog lo vedrete giorni dopo di questi giorni. Comunque, se mi avete seguito su Instagram avete visto tutte le storie. Oggi pomeriggio, dopo pranzo, abbiamo dormito, io avevo ancora sonno stanotte. Adesso giretto, sono le 4, sono le 4. Tra l'altro siamo stati... Sto buttando qualche pallina di neve. Cioè, mi sono sentita colpire. È ghiacciata questa cavolo di neve. Stai fermo. Non si può vivere così, ragazzi. Fai fortunato che perché è ghiacciata la neve, non riesco neanche a prenderla bene, mi si ghiacciano le mani. Comunque dicevo, abbiamo prenotato la spa, perché qui c'è una bella spa in questo hotel. Abbiamo prenotato, c'è un massaggio. È la prima volta, veramente. Avremmo sempre voluto farlo, però alla fine ci scocciavamo sempre. Si affonda. Aiuto. Amore, devo andare sull'altalena. Paghi, altalena. No. Che bello. Ho anche una foto sull'altalena, sulla spiaggia, adesso sulla neve. Quanto oggi. Finalmente ci siamo seduti e io ho preso i miei waffle. I waffle con la Nutella, ragazzi, vogliamo parlarne? Io invece ho preso waffle con Nutella e panna. Anche e la non panna. Non ti farò assaggiare neanche. No, ma a me la panna non piace sui dolci, quindi puoi tenertela tranquillamente. Devo farti anche un gesto. Non lo so. Ma si può fare. Qui tutti intorno ai negozi. Sto stalkerando tutti i cani che vedo, i cani con i cappottini, perché ovviamente si gela, poverini. Gnamma, dico solo gnamma, perché solo questo stavo già mangiando, lo ammetto, prima ancora di riprendere, non sono abituata, guardate il suo, tanto a me la panna non piace.
guarda, preferisco paura. Questo qui bello semplice, solo Nutella. Siete del team panna o team senza panna? Con la panna. Senza.